Musellato, ti sei presentato a Pescara con oltre 200 presenze fatte in Serie B, quindi sei una garanzia per questa categoria e anche l'esperienza per potermi rispondere alla domanda: che Pescara ti sembra questo? Troppo presto per parlarne, secondo me. Per ora stiamo lavorando duramente per cercare di arrivare al meglio per la prima di campionato, ovviamente siamo un po' carichi. Non so ancora risponderti però in realtà, spero di potertelo dire presto, ma penso che le prime partite già ci diranno cosa saremo. Sensazione? Sensazioni sono positive, ci alleniamo bene con una buona intensità, il mister è giovane, ha delle idee nuove, il preparatore ci fa lavorare sodo, le sensazioni sono positive, adesso vediamo, manca poco all'inizio quindi... Le tue caratteristiche, no? Sei classico, classica mezzala, centrocampista che abbina qualità e quantità, ma se ti dovessi definire nello specifico? Ma io mi sono sempre definito più un incontrista, sono una mezzala di più di quantità, corro tanto, purtroppo faccio pochi gol, però ho dei limiti come tutti i giocatori in Serie B, cerco di giocare sui miei pregi, però ho tante partite, ho un po' di esperienza, gioco anche un po' su quello diciamo. All'occorrenza ti senti di giocare anche un po' davanti alla difesa, guidare la squadra al centrocampo a tre? Ma diciamo che negli ultimi anni ho giocato esclusivamente mezzala, qualche partita l'ho fatta davanti alla difesa, non è propriamente il mio ruolo, lo posso fare però se mi fanno scegliere preferisco giocare mezzala. Galano come l'hai visto rispetto alla stagione di Foggia dell'anno scorso? Ma lui è un giocatore molto emotivo, bisogna farlo sentire importante, bisogna farlo sentire forte, se lo si fa è un grandissimo giocatore per la categoria, fa la differenza. E dobbiamo essere bravi noi a coccolarlo.